L'utilizzo del machine learning nel risk management, ed in particolare nei sistemi IRB, ha alimentato un acceso dibattito a livello nazionale ed internazionale. Al centro del dibattito sono poste alcune questioni fondamentali: da un lato i potenziali benefici che queste metodologie rendono ora possibili, ma dall'altro anche i problemi che ne possono derivare. Tra questi ne cito soltanto uno, ovvero il livello di controllo che gli operatori devono avere su questi modelli, al fine di scongiurare l'effetto di black box. Per fare maggiore chiarezza in questo ambito, Banca Intesa San Paolo e CRIF hanno messo a fattor comune la propria esperienza nel position paper dal titolo Machine Learning for Credit Risk Management and IRB Models: Lessons from Successful Case Histories. Ne parliamo con la dottoressa Rita Gnutti, Executive Director, Internal Validation and Controls di Intesa San Paolo. Ciao Rita. Ciao Daniele. Rita, perché la tua banca è interessata a tecniche di machine learning nella gestione del rischio? La caratteristica di queste tecniche è di per sé motivo di interesse, in generale per la gestione del rischio, in quanto il machine learning consente di istruire i computer ad analizzare dei dati, imparare, da questi e fare delle previsioni su nuovi dati, migliorando i propri algoritmi predittivi nel corso del tempo. La normativa è inoltre orientata sempre più all'open banking, che consente l'accesso ad un numero molto più ampio di informazioni e alla sempre maggiore digitalizzazione del processo del credito. C'è inoltre la sempre maggior concorrenza di operatori non bancari nell'uso di approcci innovativi e c'è una normativa sempre più prescrittiva. È un aumento dei costi di compliance a tale normativa, oltre che un inasprimento dei requisiti patrimoniali, che rendono indispensabile aumentare la redditività e ridurre il costo del credito, sfruttando anche le potenzialità di tali tecniche. Quali problemi pongono queste nuove tecniche? Le tipologie di problemi da risolvere quando si utilizzano queste tecniche nei modelli di rischio possono essere varie, ne citerei in particolare tre. Uno dei principali problemi è il cosiddetto overfitting, cioè la possibilità che il modello si adatti in modo eccessivo e che di riflesso possa subire un notevole calo di performance se applicato ad un portafoglio con caratteristiche anche solo leggermente diversa. Dal punto di vista della convalida, diventa quindi determinante prevedere delle analisi che dimostrino la capacità del modello di mantenere un'adeguata performance in termini di capacità discriminante se applicato ad un campione out of sample o out of time. Una seconda tematica di un problema da risolvere quando si utilizzano queste tecniche riguarda il controllo della qualità dei dati, dato che queste tecniche istruiscono i computer ad analizzare i dati, imparare da essi e fare previsioni sui nuovi dati, migliorando i propri algoritmi predittivi nel corso del tempo. È quindi fondamentale che la qualità dei dati sia certificata, sia buona, anche perché queste tecniche utilizzano anche dati strutturati, per i quali il controllo di qualità può essere più complesso rispetto a quello di dati costituiti da record e campioni ordinatamente organizzati. Quindi questo è tanto importante in quanto la qualità dei dati utilizzati dal modello contribuisce alla robustezza dei risultati più che l'esplorazione di tecniche più sofisticate di modellazione. Un ultimo tema che mi sentirei di citare, tra quelli più rilevanti, è quello della spiegabilità ed interpretabilità del modello, cioè la comprensibilità del comportamento del modello e dei suoi output tramite l'interpretazione dei principali fattori che lo determinano. Il modello non deve, cioè, diventare una black box ed è molto importante che le implicazioni di un nuovo algoritmo siano pienamente comprese prima che esso diventi parte degli strumenti di gestione del rischio.
Quindi su tale ambito, oltre alle tecniche specifiche volte alla spiegabilità che abbiamo commentato nel paper prodotto insieme a voi, risulta indispensabile la diffusione della consapevolezza sul funzionamento del modello da parte di tutti gli stakeholder rilevanti. Questo è tanto importante quanto più i modelli anche regolamentari sono utilizzati anche con finalità gestionali. Quali vantaggi avete sperimentato? I vantaggi sono molti, primo fra tutti la capacità di analizzare simultaneamente una mole ingente di dati permette a questi modelli di valutare simultaneamente un numero elevato di variabili che può costituire dei modelli con outcome molto più tempestivi. C'è inoltre un miglioramento delle prestazioni dei sistemi interni di rating e di scoring, dato che l'uso di queste tecniche consente di cogliere relazioni altamente non lineari tra i dati. Abbiamo evidenza di maggiori performance dei modelli di machine learning applicati per il rischio di credito rispetto a quelli tradizionali. C'è un tema di tempestività nel captare in anticipo le situazioni di rischio potenziale mediante l'individuazione di segnali deboli come prima avvisaglia di cambiamento, ad esempio tramite la realizzazione di sistemi di alert, di indicatori per la previsione della possibile insolvenza dei clienti. La riduzione dei rischi operativi o il risparmio di costi operativi, perché queste tecniche consentono di semplificare alcune parti del processo anche relativo ai controlli creditizi e quindi di beneficiare di importanti saving in termini di effort e di favorire l'upskilling delle risorse che si possono concentrare su attività a maggior valore aggiunto. E infine l'accesso a nuove quote di mercato e a nuovi clienti è molto importante quando anche i modelli di rischio utilizzano le tecniche più innovative e consentono pertanto di essere un ulteriore boost per la digitalizzazione e l'automazione di processi importanti quali ad esempio l'erogazione del credito. Grazie Rita per aver condiviso con noi la tua preziosa esperienza. Grazie ancora. Grazie a voi per l'invito.